Si terrà il prossimo 12 maggio davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, Angelo Zaccagnini, l'udienza nei confronti dell'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco ed altre 31 persone tra ex assessori, ex consiglieri regionali e manager coinvolti nell'inchiesta su presunte tangenti sulla sanità abruzzese che il 14 luglio del 2008 ha portato in carcere lo stesso ex governatore. Nell'inchiesta figurano anche due società, Villa Pini e la Barclays Bank. Ma oggi è stata una giornata importante anche per il grande accusatore di questa inchiesta, Vincenzo Angelini. Infatti nella mattinata sono stati sequestrati numerosi beni del proprietario di Villa Pini. Il sequestro, disposto di concerto dalla Procura e dal Tribunale fallimentare di Chieti, riguarderebbe un'ingente quantità di beni preziosi, quadri e altri valori custoditi in casse di cartone in un magazzino di Viale Europa a Chieti. Il provvedimento sarebbe stato disposto d'urgenza dopo aver appreso che ieri parte del materiale sequestrato era stato caricato su alcuni camion davanti casa per essere trasportato altrove. Anche Angelini è stato presente alle operazioni di sequestro. Secondo alcune fonti avrebbe giustificato l'operazione di ieri spiegando che non credeva di commettere alcun reato. Su dove volesse trasportare i beni c'è per ora il massimo riserbo. Nello scorso novembre la Procura di Pescara aveva disposto il sequestro preventivo di alcune proprietà di Angelini, tra le quali anche l'attico di Viale Europa. Ricordiamo che lo scorso 17 febbraio il Tribunale di Chieti ha dichiarato fallito il gruppo Villa Pini che fa capo appunto a Vincenzo Angelini, grande accusatore di Ottaviano Del Turco. L'avvocatessa Giuseppina Ivone di Roma è stata nominata successivamente curatore fallimentare.